Benvenuti. Adesso avremo il talk Steamy. Quando scopri il controller che hai comprato è solo un fermacarte. Ed è con grande piacere che voglio introdurre questo relatore perché mi ha inviato una bio molto bella, fantastica. Lei ha clacsonato a capo. Voglio una bucaiola, virgola, Necchi come se fosse zero. Voglio prematurata, virgola, Mascetti come se fosse 72, eccetera, eccetera. Continua, potete benissimo immaginare come, ma non è una supercazzola a caso perché questo testo è un programma in Monicelli ed è un Hello World in Monicelli. E questo, secondo me, la dice lunga su il presentatore che abbiamo. Quindi un nostro applauso, un applauso al nostro me, che inizierà il talk ora. O no? Prego. Ok. Buongiorno. Stiamo per intraprendere un'avventura nel mondo del reversing di device USB. Innanzitutto, chi non ha idea di cosa sia Steam? Ok, Steam è una piattaforma di distribuzione di videogiochi, una delle più enormi. E ultimamente hanno anche iniziato a produrre macchine Steam che usano Linux, e il loro piano era mettere una macchina Steam in ogni stanza con un divano. E il problema era che gran parte dei giochi su Steam sono per computer, sono fatti per computer. Indi per cui serviva un controller che funzionasse anche con videogiochi pensati per tastiere mouse. Al che è nato lo Steam Controller, che è questo aggeggio qua. È un po' diverso da, diciamo, i controller standard. È stato rilasciato a novembre del 2015, hanno già venduto mezzo milione di pezzi, che non sono pochissimi. È stato tutto ideato per la Steam Machine e progettato per giochi da tastiere mouse, nonché da anche controller. Se non che ha anche un design interessante per uso per media center e controllare varie cose che potrebbero essere controllate come da Arduino o Raspberry o quello che è. Come input ha due touchpad, un analog stick, i classici bottoni A, B, X, Y, un non button, select e start, i bumpers, questi, i trigger e, cosa un po' diversa, le grip. Non sono molto comuni come tasti. Nonché un giroscopio e un accelerometro, che rendono la cosa interessante soprattutto per media center per fare cose antani di direzionamento. Purtroppo, una volta che mi è arrivato a casa, mi sono reso conto che è un fermacarte, perché l'unico modo per essere utilizzato è avere Steam aperto sulla macchina, che è praticamente impossibile su Raspberry, ad esempio, perché pesa una cifra. E l'unico modo per configurarlo è usando Steam in Big Picture Mode, che è stata ideata per essere utilizzata da un divano e quindi con un controller. Ma se tu vuoi usare il controller da un computer, ti trovi un'interfaccia con i bottoni giganti in faccia e è un modo di configurarlo che è abbastanza insensato. E tornando al discorso delle fermacarte, quella che loro chiamano Lizard Mode, ovvero quando attacchi il controller a un computer senza Steam, lo fa comportare come un miscuglio strano tra una tastiera e un mouse. Quindi è perfettamente inutile come controller. Ora, avendolo comprato e avendoci speso dei soldi e volendolo usare, avrei dovuto trovare o una soluzione già fatta che mi permettesse di utilizzarlo o appunto farla io. La prima cosa che ho trovato è stato un
progettino scritto in Python, codice molto orribile, funziona solo su Linux. E dopo averci speso un paio d'ore a cercare di capire cosa stesse facendo per leggere il controller, mi sono reso conto che era completamente sbagliato il reversing. Quindi schiacciavi i bottoni, ti diceva Antani. Non c'è nessun file di configurazione, se non che un API per scrivere il daemon e mappare a quello che vuoi. Ma già Steam ha di suo un file di configurazione che salva quando l'hai configurato dalla Big Fishman Mod, e c'è tutta una community con che ti dà i file di configurazione già fatti. Quindi non potendo leggere un file di configurazione da Steam diventa il doppio del lavoro, perché devi poi riscriverti ogni mapping che ti serve. Nonché è stato praticamente abbandonato. In secondo, questo qua è molto fico invece, è scritto in C, il reversing è leggermente meno completo di quello che ho fatto io e funziona solo su Linux. Il daemon è scritto in C++, sempre solo su Linux. Appunto è sbagliato per il giroscopio e l'accelerometro, cosa che mi ha fatto perdere un sacco di tempo per prenderlo giusto. Anche lì il file di configurazione è incompatibile con quello di Steam, il che lo rende inutile. E ancora un po' irritante il fatto che era introvabile sui motori di ricerca. Cercando Steam Controller su Google si trovava appunto quello in Python, una roba tipo tre righe di Node.js che non faceva niente, uno in Go uguale, e poi dopo un mese che mi sono messo a lavorare ho trovato questo che era praticamente già fatto, quindi, però ormai avevo perso il tempo, quindi che ci puoi fare? Ora, per fare un albero ci vuole uno sniffer, perché devi leggere quello che passa tra il controller e il tuo computer. Io cosa che non sapevo è che Wireshark si può utilizzare come sniffer usando USBMon, che è tanta roba. E ci vuole anche qualcosa che ci renda leggibile il protocollo che passa sopra USB. Si sarebbe potuto usare Wireshark, ma diventava un po' complesso poi vedere quello che stavo facendo rispetto al programma che stavo scrivendo io. Ed ovviamente tanto tempo da buttare è servito, perché... Ora, passando alla parte implementativa, se trovo il terminale... Allora... Dove sei? Qua. Ora. Un attimo. Ci vedessi. Dove me l'ha aperto? Utilizzando Wireshark e attaccando Steam al controller, la prima cosa che si nota è che inizia a leggere pacchetti da 64 byte, il che ci dice già qualcosa che ci sarebbe molto, ovvero quant'è la grandezza base del pacchetto. Ok, ce la posso fare, lo so. Ah, è perché nell'altra porta.
Arrivo. C'è stato uno scappamento. Dai, su, ci possiamo fare. Anche questo. Ah, ho capito cos'è. Ah, ok, ce l'ho fatta. Ho scoperto che il bus, che entrambe le porte sono sullo stesso bus. Ok. Ora, come si può vedere, questo è il pacchetto che arriva dal controller ogni secondo, il che ci spiega che questo deve essere lo stato del controller. Quindi dentro c'è tutto ciò che sta venendo premuto nel controller. Ora, accidenti, mi servirebbe un ladder pointer. Faccio così. Qua si può vedere che c'è un numero che cresce. E se notate, adesso sono 2 i byte. Quindi possiamo già capire che questo è minimo uno short in Little Endian. Se si sprecano altre tipo 30 minuti, si scoprirà che arriva fino alla fine, quindi è un int Little Endian. Un'altra cosa che si può notare è che quel numero è presente anche quando si schiaccia un bottone, il che è importante. Ovvero ci indica che è un numero di sequenza, è l'ID di sequenza del pacchetto che ci sta arrivando. Ce la posso fare? Ah. Oh, grazie. Primo bottone. Ah, molto bello. Se notate adesso, schiacciando tot di bottoni, si vede che l'unico field che inizia a cambiare è questo qua. E premendoli tutti, trasformando l'esadecimale in binario, si nota subito che è una bitmap. Quindi abbiamo una mappa che ci indica qual è il bottone schiacciato. Se ne schiaccio di più, ci saranno i vari bit segnati per ogni bottone. Quindi lì è semplicemente questione di mettersi lì, schiacciare ogni bottone, cercare di capire se ci sono dei bottoni che in realtà premono più cose. Ad esempio, toccando il touchpad ti arriva lì un numerone che non è assolutamente un bit solo. Questo significa che ci sono più eventi legati al touchpad. Questa è la bitmap finale, dopo averci perso un tot. Si può vedere che il pad ha sia il touch
che il click che le varie direzioni. C'è anche lo stick touch, che non ha granché senso ma purtroppo esiste. Il trackpad, che non ha i bottoni direzionali invece. Questo è il pad, questo è il track. E gli altri bottoni, che erano abbastanza facili. Ora, facendo qualcosa di un attimo più complesso, ovvero toccando i pad, possiamo accorgerci che c'è una colonna che cambia molto intensamente. Quindi possiamo capire che quello che ci interessa della posizione del dito sul trackpad è lì. Possiamo anche sapere che sono per forza di cose due numeri, visto che è un asse, X e Y. E sappiamo anche che sono signed, perché il centro è 0, vai su è più, vai giù è meno. Quindi abbiamo già trovato dove sta quello, il trackpad a sinistra. L'altro stesso discorso. I trigger, questi qua dietro, invece sono un po' più interessanti, perché oltre a dare lo stato di pressione, danno anche un parziale di quanto il bottone sta venendo schiacciato. Cosa ancora più interessante è il fatto che ci sia un altro field da 16 bit invece che 8, che ci dice in teoria la stessa cosa ma con più precisione. Ora, se si attaccasse via wireless il controller, quel field non ci sarebbe. E non ho capito perché, non ha grande senso come firmware il controller. No, in realtà è il contrario. Quando è wireless ti spara, invece qua, se notate, quando premi un bottone è un input solo, quando lo molli te ne arriva un altro. Col wireless te ne spara mille allo stesso tempo. Quindi è proprio scemo. Una volta trovati appunto i bottoni, i trackpad e tutto il resto, l'unica cosa che manca è il giroscopio e l'accelerometro. E questi sono un po' più cazzuti. Perché? Adesso lo vedrete. Per questo. E l'unica cosa che si può fare è scoprire una cosa molto utile. Ora guardate, ricordatevi quanta roba c'è qua, ok? Dimmi che ce l'ho dietro. Sì. Per magia un sacco di roba adesso a zero, il che ci aiuta grandemente. È un'altra delle cose strane di sto controller. Ora sappiamo che il giroscopio ci dice la posizione in tre dimensioni, quindi ci servono tre assi invece che due, quindi stiamo cercando 24 bit. Sappiamo inoltre che se il controller sta fermo, il giroscopio dovrebbe stare fermo. Quindi possiamo vedere che questo è più o meno fermo. E se alziamo le cose salgono, specificamente questo. Se giri così, ed è solo questione di perderci un sacco di tempo a cercare di capire ogni asse. Che non è facile perché chiaramente il giroscopio fluttua. Ed essendo signed, i bei numerini non è che vanno stanno intorno allo 0, 1, 2, vanno dallo 0 a FFFFF. Perché chiaramente così funzionano i numeri signed. L'accelerometro, stesso discorso.
solo che è molto più difficile da verificare perché devi iniziare come un coglione a fare e capire quale degli assi stai girando con molta forza. Ora, uno dei tool che ho scritto per aiutarmi in questa avventura è una libreria in Rust che fa delle cose molto carine. Ovvero questo. Questo, i colori sono fatti in modo da aiutare a capire che cacchio sta succedendo. Questa è la sequenza, questo è il range dello stato dei bottoni. Questi sono i trigger. Questo è il pad. Quello è l'altro. E qua abbiamo il giroscopio e l'accelerometro. Cosa ancora più bionda di sto tool è che fa anche questo. Questa è la tipica tabella ASCII che usano nell'RFC. E la produce in automagico. Ora mi riattacco un attimo via cavo, che sennò si capisce un tubo. Sì, magari si è disabilitato anche i sensori. Già qua è più facile capire cosa sta succedendo. Ti trasforma già in una bitmap in binario per capire quali bottoni fanno cosa. C'hai la divisione già in conversione da binario, quello che ha il suo numero carino. E tante altre cose bionde che ti permettono comunque di fare un'analisi del protocollo incrementale. Perché scopri qualcosa, te lo segni, gli dai un bel colorino, gli dai quanto è grosso, gli dai il tipo e ti trovi la tua bella visione volante di quello che è. E il codice è un po' orribile, però dovrebbe capirsi. Quello è l'input, definisci un field, gli dai un nome, gli dai un tipo, gli dai l'endianness, gli dai uno stile e via dicendo. E poi semplicemente gli passi il buffer che ti è arrivato e lui ti fa la tua print volante. Un'altra cosa interessante di sto controller è il fatto che i due touchpad hanno quello che Valve chiama High Definition Feedback, che è una buzzword che non vuol dire un cazzo. Però il punto è che invece di essere dei vibratori normalissimi che usiamo tutti durante la notte, sono dei cosi che ruotano come ci fosse un pirulo e girano così, e poi dargli la distanza e il percorso che fanno, il che produce un feedback tattile. Puoi fare i disegnini volendo. Un'altra cosa molto bella è la seguente, se riesco. Devo fare qualcosa per accendere questo? O basta accenderlo? Basta quello. Ora, vediamo se riesco. Accendendolo fa una musichina, ok? Sto coso non ha degli speaker. Il che ci consiglia che si possono fare delle cose molto antani. Ovvero, possiamo trasformarlo ad esempio in uno strumento musicale. Dai, non quelli. Vai via. Vai via! Ma porca zozza. Vabbè, facciamo così. Ecco, ora sicuramente non si sentirà una cicca, però sono uno, ho due mani. Mi tieni il microfono in questo modo molto pericoloso? No? Sì. Ora, volendo, avendo un po' di bravura, si possono suonare tante canzoncine. Perché?
i feedback sono due, il che implica che è stereo, ok? E implica anche che possiamo proprio umanamente avere due ottave di precisione e si possono fare tante canzoni, non che è chiaro che ci sono anche i diesis perché sono importanti, c'è tutto, è uno strumento serio. E una cosa che a cui stavo lavorando stanotte e non sono riuscito a finire è l'antanizzazione finale. Se Dio vuole. È spento. Riavviamo. Questo è un Raspberry con un unicornet. Tenetelo presente perché succederanno cose. Tra poco mi riservi col microfono per mezzo secondo. Ok. Aspetta. Cosa vuoi? Tetris, bla bla. Un attimo. C'è uno scappamento di nuovo. Lo so. No, sono ancora 5 minuti. Questo c'è. Lo so. Ah, ho lasciato aperto qualcosa da qualche parte. Così che si fa prima. Oh, ce l'ho fatta. Questo è giocabile. La musichina viene direttamente dal controller. E niente, fine. Ho 5 minuti, quindi se avete delle domande da pormi, oltre... dica. Sono i vibratori. Girando in cerchio, te hanno tre parametri, li passi l'amplitude, il periodo e la quantità, quindi semplicemente li fai girare la frequenza corretta e fa la nota. Esattamente, è lo stesso discorso. Altre domande? Anche proprio stupide. Anche arrelate, visto che ho 4 minuti. No. Niente, fine allora. La musichina? E va fatta. E non l'ho fatta tutta. Perché non avevo tempo. Ricomincia da lì. Ah, se venite al Caps di Rust vi faccio vedere sorgente, magari lo finiamo e ci giochiamo, quindi la puoi fare.